Con l'esaurimento delle scorte di AstraZeneca c'è stata un attimino la necessità di dover riprogrammare tutto, giusto, dottore? Sì, confermo, effettivamente la mancata fornitura ha creato qualche intoppo con l'AstraZeneca. AstraZeneca che utilizzeremo fondamentalmente per i richiami in questa fase, ma che non è l'unico, sappiamo bene, l'unico vaccino disponibile. Abbiamo adesso un target che è giornaliero di poco meno di 3.000 vaccini al giorno. Stiamo vaccinando sia come con personale dell'ASL, ma sono in campo anche un'altra forza importante che sono i medici di medicina generale. Anche loro stanno utilizzando fondamentalmente i vaccini AstraZeneca e in alcuni casi hanno usato anche il Pfizer. È una cabina di regia regionale che governa e dà indirizzi alle singole aziende per la gestione delle vaccinazioni. Il nostro primo obiettivo è quello, tra l'altro derivante dall'indicazione nazionale e regionale, quello di vaccinare i soggetti fragili. Abbiamo vaccinato pazienti oncologici, pazienti dializzati, trapiantati, pazienti delle ematologie piuttosto che malati rari. C'è una folta schiera di pazienti che stiamo vaccinando, sono pazienti anche con patologie severe, pazienti domiciliati, quindi in questo caso appunto è fondamentale il rapporto con i medici di medicina generale, il lavoro che stanno facendo. Abbiamo vaccinato oltre 14.000 pazienti con il supporto dei medici di medicina generale, ma stiamo continuando a vaccinare anche nei nostri hub vaccinali.